Andrea Giani, enfant prodige, icona dello sport e non solo della pallavolo, ha esordito in Serie A a 15 anni a Parma, nel Santal. Come fa un ragazzino così giovane a reggere la pressione e poi diventare un campione di questa levatura? Ma intanto si gioca per il divertimento, per cui quando hai 15 anni, 16, 17, a quei tempi lì c'era soltanto l'aspetto ludico a farla da padrona. Oggi è diverso perché in primis sono i genitori che spingono i propri figli all'attività sportiva, no? I propri figli, mettendo i genitori la grande pressione per diventare dei campioni, cosa che invece è molto rara, no? Quindi già in questo partiamo da livelli diversi. Oggi c'è una grande problematica legata ai nostri settori giovanili, perché proprio in primis sono i genitori che purtroppo inducono, secondo me, i ragazzi ad avere degli atteggiamenti sbagliati, no? Quindi bisogna tornare alla vera cultura sportiva, no? Cultura sportiva significa divertimento. Tu sei stato un giocatore polivalente, grande fisico ma anche grande tecnica. Hai iniziato come centrale e sei poi passato a schiacciatore e opposto, quindi hai ricoperto tutti i ruoli tranne il palleggiatore fondamentalmente. Ma come è cambiato il volley di oggi nel rapporto tecnica-fisicità secondo te? Ma allora, guarda, la pallavolo dei miei tempi era già una pallavolo molto fisica e si lavorava già tanto sull'aspetto fisico, sull'aspetto del salto, sulla disciplina in palestra pesi, sulla prevenzione. Il gioco è cambiato tecnicamente perché è cambiato il sistema di gioco, quindi dal cambio palla al rally point system, ed è cambiato un ruolo fondamentale che è il libero. Quindi noi abbiamo oggi due giocatori in campo, i due centrali, che sono due giocatori che già fisicamente sono molto alti e tecnicamente, diciamo, non hanno lavorato come si lavorava prima, perché prima tutti i giocatori dovevano ricevere, dovevano palleggiare. Oggi in campo abbiamo due giocatori che murano, attaccano, però hanno brutti fondamentali nel bagger, nel palleggio, e hanno una battuta jump float, quindi due giocatori che sono poveri tecnicamente, no? Quindi, e questo incide secondo me nella gestione di una partita, di un match, quando un tifoso guarda oggi una partita e la guardava 20 anni fa, cambiava, perché prima tutti ricevevamo, quindi c'erano, non so, giocatori come Gardini, Bas van der Gorp, 2,09 m, che avevano dei fondamentali di seconda linea straordinari ed erano giocatori straordinari. Oggi questi giocatori con questo talento non se ne vedono. Tu hai vinto tantissimo, adesso ti leggo il tuo palmarès, perché a memoria non lo so ovviamente. 3 mondiali, 4 europei, 2 argenti olimpici, 7 World League, 4 Coppe del Mondo, 5 scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Champions. Tutto questo per chiederti qual è il tuo segreto. Tu sei sempre stato anche un grande pupillo dei tuoi allenatori, nel senso che ti hanno sempre stimato molto, perché pur essendo una grande star, una grande stella, hai sempre avuto molto umiltà nell'approccio al lavoro. E questo è il tuo segreto? Il grande lavoro? Ma guarda, allora, come sempre si parte da quando si è giovani, no? Io ho iniziato la disciplina sportiva che non era la pallavolo ma il canottaggio, quindi ho imparato che cos'è il sacrificio. In questo dopo sono cresciuto con questo spirito, che me lo sono portato anche in uno sport di squadra come il volley, e mi è stato utile. Tra l'altro, al di là dei successi, dei tanti anni giocati, io ho subito 7 operazioni, che non sono poche, quindi significa 7 reeducazioni. Lì, se non hai una forza tua interiore, a un certo punto tendi a lasciare, no? Invece io ho smesso di giocare a 37 anni, avendo subito un'altra operazione. Quindi io credo che nello sport, ma come in tutta nella nostra vita, quello che è importante è avere questo spirito di sacrificio. 474 presenze in nazionale, punto di riferimento imprescindibile per la nazionale italiana. Che cos'è che rendeva così speciale la generazione dei fenomeni? Chiaramente Velasco contava tantissimo, ma avevate creato qualcosa veramente di particolarmente intenso, e come mai questa intensità non siete riusciti poi a trasportare in una vittoria olimpica? Ma intanto un gruppo formato da grandi campioni,
e ne eravamo in tanti. Un grandissimo rispetto l'uno dell'altro, questo è importante quando giochi in uno sport, poi una disciplina come la pallavolo dove la palla la tocchi una volta sola, quindi devi avere un grande rispetto, il compagno ti deve dare una grande sicurezza. Abbiamo avuto grandi allenatori, uno di questi sicuramente è Giulio Velasco, e ci ha permesso, poi più o meno tutti coetanei, quindi abbiamo giocato per un periodo lungo insieme e ci ha portato tante vittorie. Questo non ci ha permesso di vincere le Olimpiadi, ma abbiamo vinto, ripeto, tante medaglie. Ci è mancata purtroppo quella d'oro e credo che, ripeto, siamo orgogliosi di tutto quello che abbiamo fatto, ma anche delle Olimpiadi che abbiamo giocato, anche quelle che abbiamo giocato male. Ultima domanda, ma non per questo meno importante: hai fatto una carriera da grande giocatore, però adesso stai diventando anche un grande allenatore ed è un percorso che non è stato subito semplice, perché sei stato lanciato in una grande realtà come Modena con alti e bassi, e diciamo che la gavetta, tra virgolette, tu l'hai fatta successivamente, e adesso tra l'altro sei diventato allenatore della Germania, club, è vero che vai a Milano, questo la lasciamo in sospeso. Quanto è difficile allenare dopo essere stato giocatore? Quanto è diverso? Ma intanto, come tanti ruoli, non si nasce imparati, no? Bisogna fare tanta esperienza, la gavetta è importante, anche se si conosce il gioco, ma poi la grande differenza è che da giocatore sei tu in prima persona il protagonista di tutte le azioni, no? L'allenatore non è in campo, l'allenatore è al di fuori del campo, utilizza come strumento la parola, e con questa parola deve riuscire a interagire con tutti i giocatori, con lo staff, con la società, quindi è un ruolo molto diverso. E piano piano si acquisiscono questi strumenti che permettono poi alla propria esperienza di utilizzare la propria esperienza, no? E gli allenatori in generale partono molto giovani, quindi hanno, che ne so, oggi noi abbiamo dei competitor, degli altri allenatori che hanno alle spalle 40-45 anni come allenatori, mentre i giocatori della mia generazione che oggi fanno gli allenatori stanno allenando da 10 anni, no? Questo non significa, cioè siamo stati grandi giocatori, ma è una parte della nostra storia. Oggi per essere allenatori devi ripartire, non dico da zero, ma quasi, anche perché, ripeto, il gioco non lo guidi più tu in campo, ma fuori dal campo devi utilizzare altri strumenti e ci vuole pazienza, devi imparare, non sempre poi si riesce a intuire, a imparare e a ricevere questi strumenti, e quindi, ripeto, gli esoneri fanno parte della nostra carriera, anzi tante volte aiutano anche, no? Ti fanno rimettere in gioco, hai più possibilità di andare a studiare, e devi studiare, perché questo è un ruolo che se non studi rimani fermo, e poi, ripeto, lo spirito di sacrificio deve rimanere lo stesso, devi avere tantissima energia, perché poi devi alimentare i giocatori, perché non sono i giocatori che alimentano te, ma sei tu allenatore, quindi è un pochettino diverso, è molto diverso, ecco. Però è bellissimo, è un ruolo che mi piace tantissimo. Allora, buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie Andrea, ciao, alla prossima.